ergastolo, senza l'aggravante della premeditazione, ma con l'obbligo di sorveglianza speciale per 2 anni. La Corte d'Assise di Milano, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha emesso la condanna per Alessia Pifferi, madre che 2 anni fa, nell'estate del 2022, abbandonò sua figlia di soli 18 mesi a casa, nella periferia della città lombarda, causandone la morte. La piccola Diana perse la vita a causa di fame, privazioni e caldo, poiché in quei giorni la temperatura superava i 40 gradi. Giunse persino a mangiare il suo pannolino per alleviare la fame. Nel frattempo Alessia era con il suo compagno all'Effe, Bergamo, portando con sé una valigia piena di abiti da sera. Non si preoccupò mai di tornare dalla figlia durante quei 6 lunghi giorni e quando finalmente rientrò a casa, la bambina era già morta. La decisione dei giudici, sia togati che popolari, è stata emessa dopo meno di 3 ore di camera di consiglio, a conclusione di un processo complesso caratterizzato da scontri accesi tra accusa e difesa. Durante la lettura della sentenza, l'imputata è rimasta impassibile, anche se in seguito ha versato alcune lacrime di disperazione. Anche la madre e la sorella dell'imputata, soddisfatte ma visibilmente commosse, hanno espresso le loro emozioni. Maria Assandri ha commentato: «Si è dimenticata di essere madre, deve pagare». La sorella ha detto: «Domani andrò al cimitero da Diana, giustizia è fatta». Fondamentale per la severità della condanna è stata la perizia psichiatrica redatta da Elvezio Pirfo, perito del tribunale, che ha stabilito che l'imputata è pienamente capace di intendere e volere. Lo specialista ha precedentemente valutato casi di madri responsabili di omicidi, tra cui quello di Anna Maria Franzoni, autrice dell'omicidio del figlio Samuele, a Cogne. Non essendo dimostrabile né una disabilità intellettiva, né un disturbo psichiatrico maggiore, né un grave disturbo di personalità, è possibile affermare che Alessia Pifferi al momento dei fatti per i quali è imputata era capace di intendere e di volere. Basandosi sulla valutazione dello psichiatra, il PM Francesco De Tommasi, durante la sua requisitoria, aveva richiesto la condanna all'ergastolo per l'imputata. Alessia Pifferi è un'assassina che ha pensato soltanto a tenere in piedi la sua relazione sentimentale e poi a come ottenere uno sconto di pena. Inoltre, aveva richiesto di considerare anche l'aggravante della premeditazione. Nella sua replica, data poche ore prima della sentenza, aveva ribadito: «Ha mentito sulla vita di sua figlia, l'ha tradita 2 volte, quando l'ha lasciata sola e quando in questo processo non si è assunta le sue responsabilità. Condannatela all'ergastolo e avrete dato verità e giustizia a Diana». Le sue richieste sono state accolte, ad eccezione di quella riguardante l'aggravante della premeditazione. Le sue argomentazioni hanno convinto i giudici. Anche l'avvocato di parte civile, Emanuele Demitri, rappresentante della nonna e della sorella della bambina, Maria Assandri e Viviana Pifferi, ha richiesto l'ergastolo. Durante la sua arringa finale, poco prima della sentenza, il legale aveva espresso con veemenza: «Ci troviamo di fronte a un caso agghiacciante, in cui la responsabilità è chiara a seguito di granitiche prove, mai scalfite dagli esiti dell'istruttoria. In questo processo c'è solo una verità. Alessia Pifferi è colpevole dell'omicidio della piccola Diana. Sapeva benissimo che abbandonando la figlia in quel modo ne avrebbe provocato la morte. Il dubbio sull'imputabilità è stato smantellato dalla perizia e questo dato non è superabile da nessun problema cognitivo dell'infanzia o dalla sua poca volontà di studiare da bambina. Non ci sono anomalie di comportamento che possono inficiare l'istinto materno. Non c'è nessun essere che non accudisce i propri bambini. In quest'aula non c'è stato un solo elemento a suo favore. Abbiamo assistito a tentativi di giustificare una condotta omicidiaria, tentativi da commedia dell'arte meschini e gravi tentativi di denigrare la famiglia d'origine. È falso che la madre e la sorella l'hanno abbandonata. Ha tradito la piccola Diana, nonostante ci dica che viveva per lei». Emanuele Demitri aveva concluso la sua arringa con parole estremamente severe rivolte all'imputata. «È stata una donna presuntuosa.
è stata una donna lussuriosa che ha seguito l'appetito del corpo. Non c'è nessuna responsabilità dei familiari. Mai avrebbero potuto pensare che Alessia Pifferi abbandonasse la figlia. L'avvocato aveva anche richiesto un risarcimento di 200.000 euro per la madre e 150.000 euro per la sorella, considerando il danno d'immagine per una famiglia già condannata all'ergastolo del dolore. Sebbene fosse una somma considerevole, chiaramente al di là delle possibilità dell'imputata, era intesa come una provocazione per sottolineare l'assoluta estraneità delle due nel tragico evento. Sono state coinvolte dall'avvocato difensore dell'imputata, il quale ha sostenuto che anche loro hanno una parte di colpa nella morte di Diana, essendo state poco attente alla bambina, nonostante l'evidente incapacità della madre di prendersene cura. Durante la sua testimonianza, la stessa Pifferi ha raccontato di un'infanzia e di un'adolescenza segnate da solitudine e abbandono. Sembra che le argomentazioni dell'imputata e del suo legale non abbiano convinto i giudici. Per la madre di Pifferi è stato stabilito un risarcimento di soli 50.000 euro, mentre per la sorella solo 20.000 euro, una somma notevolmente più modesta. Le motivazioni di questa decisione saranno chiarite solo successivamente. Nessuna delle richieste avanzate dall'avvocato dell'imputata, Alessia Pontenani, è stata accolta. Durante la sua arringa, il legale aveva dichiarato: «Non è nostro compito dare giudizi morali su Alessia Pifferi. Vi chiedo l'assoluzione». È evidente che non volesse uccidere la bambina. Alessia ha avuto un'infanzia terribile, è cresciuta nell'abbandono, nell'isolamento morale e culturale. È innegabile che già all'asilo avesse dei problemi. Aveva quindi ribadito, come già fatto nel corso del processo, la difficile vita dell'imputata, sostenendo che ciò avrebbe compromesso la sua capacità di intendere. Aveva insistito. Da bambina ha avuto una crescita problematica, ha tenuto il ciuccio fino a 11 anni e ha dormito fino all'adolescenza con i genitori. Alessia bambina ha un grave ritardo mentale, ha subito abusi sessuali e ha avuto un tale bisogno di affetto da diventare pericolosa. Alessia ha ripetuto lo stesso schema di carenze sulla sua bimba Diana. La piccola è nata prematura, con gravi problemi di udito, e non ha mai avuto un pediatra. Era ritornata ad incolpare la famiglia dell'imputata, come aveva già fatto in precedenza. Qualche settimana prima che Diana morisse, la sua madre le scatta una foto in cui si nota che la bimba ha delle piaghe profonde che salgono dalle ginocchia fino alle parti intime. Invia la foto a sua madre Maria Assandri, che vive in Calabria con il suo nuovo compagno, e le chiede aiuto. La Assandri, da Crotone, le invia un pacco di pannolini. Non le viene in mente di avvertire Viviana chiedendole di andare a vedere cosa stava succedendo, né di chiamare i soccorsi. Il disagio psichico e l'inadeguatezza di Alessia Pifferi erano evidenti, ma ancora una volta nessuno l'ha aiutata. Concludendo la sua arringa, l'avvocato Pontenani ha esortato affinché Alessia Pifferi non fosse giudicata colpevole di omicidio. Ecco il suo discorso. Alessia Pifferi ha commesso un solo reato, abbandono di minore. Lei credeva che alla bambina non sarebbe successo nulla. Non la voleva uccidere. Esiste la morte come conseguenza di un altro reato, cioè l'abbandono di minore. Io chiedo che lei venga assolta dal reato di omicidio. La severa sentenza non segna la chiusura della vicenda. Il PM Francesco De Tommasi ha avviato un'indagine sulle psicologhe del carcere di San Vittore che hanno condotto l'esame dell'imputata. Sono accusate di favoreggiamento e falso ideologico insieme all'avvocatessa Alessia Pontenani. Secondo De Tommasi, avrebbero fornito una testimonianza falsificata riguardante il quoziente intellettivo di Alessia Pifferi, affermando che ha un quoziente intellettivo pari a 40 e quindi un deficit grave al fine di evitarle l'ergastolo. Si sospetta che abbiano utilizzato test obsoleti e inadeguati. Questa sorprendente indagine è ancora in corso.